fresh laid concrete, melodies blowing. Don't care where. Come molti altri sport, il ping pong nacque come passatempo dell'alta società. Fu probabilmente giocato per la prima volta, tanto per cambiare, in Inghilterra, alla fine dell'Ottocento, ma il nome gli verrà dato solo un secolo dopo dalla ditta Jack & Son. Parte dall'Inghilterra, si sposta negli USA, tocca alla Cina ed infine arriva in Europa, in Italia agli inizi degli anni 60, ad Avellino, precisamente nel 1984. La tennis tavolo Avellino, con soli 10.000 euro annui e tanta passione, da 33 anni porta avanti una tradizione che diventa, anno dopo anno, sempre più solida. Conosciuto come ping pong, diciamo che il ping pong è il gioco e il tennis tavolo è lo sport. Tutti hanno giocato a ping pong. E la nostra società esiste dal 1984. E hai detto bene, oltre al calcio, al basket, ci sono tanti altri sport cosiddetti minori, che poi spesso sono quelli che portano le medaglie alle Olimpiadi. E noi siamo ad Avellino, presso la palestra dell'Istituto Agrario, abbiamo una scuola con tecnico federale, abbiamo un settore paralimpico con due atleti paralimpici, abbiamo un settore giovanile, settore veterani, quindi possono venire a giocare dai 5 ai 100 anni. Ecco, una realtà solida, uno sport che, come abbiamo detto, tutt'altro è che purché minore, ma il segreto per saper giocare a ping pong o tennis da tavolo qual è? Innanzitutto avere voglia di divertirsi, e poi è uno sport che richiede velocità, riflessi e che allena soprattutto i riflessi. E ultimamente un lavoro pubblicato nei paesi anglosassoni ha dimostrato che per la riabilitazione dell'Alzheimer si usa il tennis tavolo, proprio perché sviluppa i riflessi, la coordinazione neuromotoria, addirittura crea un'anticipazione dei riflessi. Poi ti farò vedere degli scambi ad alta velocità nei quali la pallina si colpisce non perché viene vista, ma perché la coordinazione tra vista, udito e tatto fa sì che uno sappia che arriva in quel posto. Gli allenamenti del club si svolgono tutti presso la palestra dell'Istituto Agrario di Avellino, grazie alla grande disponibilità del preside Pietro Caterini, tutti sotto l'occhio vigile del coach Maria Lucia Di Meo, giocatrice di Serie A e responsabile tecnico della disciplina in Campania. Sì, da 9 anni alleno il tennis tavolo Avellino e da quest'anno ho ripreso anche l'incarico di tecnico regionale della Campania. Cosa vuol dire giocare a tennis da tavolo? Tennis tavolo per me è uno degli sport più belli, ora non so solo perché lo pratico, ma credo che sia uno degli sport più completi, c'è velocità, destrezza, attenzione, agonismo. È uno sport che vorrei che tutti i bambini sapessero che esiste nella provincia di Avellino. Perché quello che sto riscontrando è che molti non sanno neanche della nostra esistenza e mi sento spesso dire: ma mio figlio gioca a casa sul tavolo della cucina, sul tavolo del salotto, e non sanno che esiste veramente una scuola di tennis tavolo nella loro realtà. Com'è praticare il tennis da tavolo qui ad Avellino? Tu mi hai appena detto che comunque non è conosciutissima come realtà, però comunque vedo che una risposta c'è, parlando pure con Luciano, anche da parte dei più piccoli. Sì, allora io ho iniziato a giocare a 9 anni e ad Avellino ero l'unica ragazza, quindi ho sempre giocato fuori, ho giocato in varie squadre di Serie A in Sardegna, Roma, Milano. E da un po' ho deciso proprio di costruire qualcosa nella mia città. E sono riuscita pian piano a catturare l'attenzione dei più piccolini, perché spesso iniziano perché gioca il padre oppure qualcuno in famiglia. È uno sport difficile inizialmente, perché è uno sport molto tecnico, quindi inizialmente iniziare a imparare le regole, la tecnica, all'inizio è un po' noioso, però se si appassionano. Ecco, tornando un po' al gioco in sé, quali sono gli obiettivi della tennis da tavolo Avellino?
Noi da un anno abbiamo una serie nazionale che è la C1, l'obiettivo è quella di conservarla per far crescere proprio in questa serie il settore giovanile. Abbiamo un giocatore del settore giovanile di punta che è Gianni Novi, che è nei primi 10 della sua categoria in Italia, e quindi stiamo puntando su di lui e dietro di far crescere appunto il settore giovanile. Come ti chiami? Gianni Novi. Sono settimo d'Italia. Settimo. Qual è la tua categoria? Ragazzi. Ecco. Secondo te, no? Perché un ragazzo della tua età dovrebbe praticare il tennis da tavolo e magari non andare a giocare a calcio? Perché il calcio ormai è troppo conosciuto e il tennis da tavolo è uno sport più bello e più adrenalinico. Ecco. Hai iniziato a dire, no? Un po' quello che ci vuole per diventare un campioncino di tennis da tavolo, ma nella sostanza, secondo te, cosa serve veramente? Serve molta intelligenza e rapidità. Giovanni Di Lauro, tu aiuti coach Maria Lucia con i più piccoli, ma com'è nata questa passione per il tennis da tavolo e poi come si è trasformata nell'insegnamento? Diciamo che c'è sempre stata un po' questa passione, però la società inizialmente non è riuscita a trovarla ad Avellino e allora sono concentrato più o meno sugli altri sport e giocavo nei bar del mio paese e poi all'improvviso ho trovato la società su internet e nel 2010 mi sono iscritto e ho iniziato a giocare poi tennis tavolo professionistico. Ecco, può essere importante a scopo sociale, dal punto di vista sociale, praticare il tennis da tavolo? Assolutamente sì, anche perché si tratta di uno sport senza contatto, quindi è uno sport che insegna comunque veri valori sportivi, diciamo, di essere, siamo tutti un po' più gioviali quando andiamo a giocare, partite di campionato, sono sempre in clima amichevole, bene o male, quasi sempre, anche i tornei regionali e nazionali che vengono svolti, comunque si fanno in un clima ben diverso, diciamo, da quello di altri sport. Ecco, Giovanni, ne parlavamo prima col coach, anche col general manager, ma nella sostanza a cosa serve per saper giocare a tennis da tavolo? Diciamo praticamente nulla, serve solamente impegno, molto impegno e tante ore in palestra, perché serve molto imparare movimenti che poi effettivamente quando uno gioca da bar non si fanno naturalmente. Invece quando la prima cosa che ti dicono quando vieni in palestra è dimentica tutto quello che sai fare, ricominciamo da zero. Un po' come quando vai a scuola guida, no? Sì, esattamente, praticamente lì però diciamo non si dovrebbe saper fare nulla. Invece non capita molto spesso che si guida anche sotto i 18 anni, insomma, mettiamola così. Somebody's gotta try. I'm willing and I'm able, don't you know it? I don't wanna say goodbye.